Salve a tutti, da Riccardo Zaffati, benvenuti a Portafoglio ETF e diamo uno sguardo a quello che è successo oggi sui mercati finanziari, aiutandoci con gli indicatori Ecclesiastici. Vediamo oggi spunti operativi per domani, venerdì 20 novembre. Questi sono gli indici e le materie prime che seguiamo ogni giorno con 12 ETF, tutti disponibili su Borsa Italiana, fornendo quindi indicazioni giornaliere basate sulle candele giapponesi modificate a Ecclesiastici. Questo è il quadro della giornata. Vedete oggi i mercati, in particolare quelli europei, ancora al rialzo, seppure c'è da segnalare ancora una volta la debolezza relativa dell'Italia rispetto all'indice tedesco. Italia più 0,45%, Germania 1,17%. La giornata era partita ancora meglio, poi c'è stato un po' di debolezza nel corso della giornata con gli indici che hanno chiuso praticamente molto vicino ai minimi di giornata. Standard & Poor's in questo momento è alle prese con una breve frase di ritracciamento, vedete poco sotto la parità, meno 0,16%. Non ci sono stati rilevanti dati macro, nuove richieste, sussidi e disoccupazione in linea dalle attese per quanto riguarda gli Stati Uniti. Il dato saliente un po' della giornata, diciamo la variazione più importante, è a mio avviso questa su euro-dollaro, un deciso rimbalzo più 0,72%, si ritorna sopra 1,07 e vedete questo rimbalzo si è portato dietro anche un rimbalzo piuttosto corposo per l'oro, 1,16%. Non ce la fa invece il petrolio, ancora debole, e il corn che sì in aumento, ma veramente poco sopra la parità. Andiamo quindi a vedere i nostri indici, che tipo di indicazioni danno le candele. Partiamo dall'indice italiano, eccolo qua, vedete una terza candela rossa, per cui senza dubbio possiamo dire che il trend rialzista a questo punto sembra essersi ristabilito. Certo, non sembra in questa fase l'indice migliore su cui puntare, perché abbiamo detto in apertura che la debolezza relativa rispetto ad esempio al DAX sembra in questo momento piuttosto evidente. Comunque tre candele verdi fanno decisamente un trend, per cui possiamo per il momento archiviare questo ribasso visto nelle ultime 10-12 giornate come un ritracciamento di breve a testare i supporti. Per il momento quindi il trend rialzista sembra essere ripreso. Dove arriverà è difficile dirlo, certo qua c'è un primo forte ostacolo in area 22,5, vedremo se troverà la forza di superarlo nelle prossime giornate. Decisamente più rialzista è il DAX, che vedete dà un segnale tecnico anche molto più importante, perché rottura della trend line ribassista per questo strumento che abbiamo addirittura dai massimi di aprile e superamento di questo massimo relativo visto la scorsa settimana. Per cui anche per il DAX deciso ripristino rialzista, qua chiaramente a questo punto la prossima soglia di verifica, se i prezzi dovessero continuare a salire, è in area 102,82 per questo strumento. Quindi c'è potenzialmente ancora un po' di strada, magari varrà la pena entrare su qualche ritracciamento di breve che prima o poi magari può fare. Qua i prezzi stanno riportando verso l'ipercomprata, ma a questo punto ha meno importanza rispetto al precedente dato, perché la precedente fase, perché a questo punto siamo decisamente in un trend rialzista più conclamato. Anche per lo Standard & Poor's c'è una fase rialzista che sembra essersi riattivata, vedete qua i prezzi hanno fatto un veloce ritracciamento fino alle medie mobili, addirittura quella più lontana, per poi ripartire improvvisamente a rialzo. Una decisa candela verde con RSI che si sta riportando ancora verso l'ipercomprato, ma sembra esserci decisamente ancora spazio. Sul fronte materie prime, vediamo, abbiamo detto che l'oro ha già fatto un buon rimbalzo, per il momento questo non è sufficiente per attivare una posizione long, a mio avviso, ma è molto probabile che con un pattern del genere domani potremo vedere una qualche candela verde che naturalmente seguiremo assieme. Questo per quanto riguarda l'oro. Per quanto riguarda il petrolio, invece, vedete qua non c'è ancora nessun segnale. L'unica cosa che si può dire è che quest'area di supporto, che equivale praticamente ai 40 dollari al barile per il WTI, con questo strumento che ricordo è CRN. Dicevo, i prezzi su questo livello sembrano aver trovato un tentativo di supporto. Per il momento ancora una chiara reazione non c'è, naturalmente aspettiamo prima di entrare. Siamo in ipervenduto, chiaramente, ma nessun segnale di ripristino rialzista. Infine il corn, qua c'è una candela verde, ma certo non è di quelle che faccia
gridare al miracolo, mi sembra ancora un po' deboluccia per il momento per valutare un'entrata sul corner. Le materie prime sono tutte ancora molto deboli. Oggi è stato un rimbalzo. Aspettiamo che questo rimbalzo dia dei segnali un po' più robusti, magari nelle prossime giornate. Bene, questo è tutto. Vi ricordo la possibilità di ricevere segnali operativi in abbonamento, naturalmente guardando un parco di ETF, di indici e di materie prime molto più ampio di questa veloce videoanalisi serale. Il sito è oneourtrading.it, la registrazione è comunque gratuita, che richiede non più di 2 minuti e permette in ogni caso di ricevere analisi tecnica gratuitamente tutte le settimane su indici e materie prime. Questi miei contatti per qualunque chiarimento e approfondimento, ci vediamo naturalmente domani per un nuovo appuntamento. Grazie per l'attenzione.